La RAI è sempre una grande storia d'Italia, una storia d'Italia che riesce a essere ovunque e quest'anno riparte e si racconta proprio da dentro Napoli e racconta da dentro Napoli quello che sarà in tutta la prossima stagione. Per il secondo anno consecutivo è Napoli con il suo centro di produzione di Fuorigrotta la sede scelta per ospitare la presentazione dei nuovi palinsesti RAI, motivo di grande soddisfazione, ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi, testimonianza di una ritrovata centralità dell'immagine della città nell'industria culturale nazionale. La RAI ha voluto confermare questo evento così importante che l'anno scorso era stato a Napoli per i 60 anni del centro RAI e il riconoscimento del contributo che la nostra città dà a tutta la filiera dell'audiovisivo a livello nazionale, ma è anche un riconoscimento alla qualità di Napoli. Gli investitori hanno voluto fortemente il ritorno della presentazione dei palinsesti a Napoli e quindi questo per noi è una grande soddisfazione, un grande riconoscimento. In diretta dallo studio 5 di Roma trasmettiamo ora. Signore e signori, buonasera. È un programma comunque un po' particolare. Amici sportivi, buonasera. Signore e signori, buongiorno. Signori, Pina. Buonasera. Cari amici, l'aver affidato il game dei game commercialmente lo spazio più importante del mercato radiotelevisivo a Stefano De Martino credo sia un atto di grande coraggio, consapevole della RAI, perché significa anche rischiare, e questo il prodotto editoriale deve farlo. Una miniserie fortissima dedicata a Mike Bongiorno, la manderemo in onda in due puntate ad ottobre, e poi un terzo direi la nuova sfida del Festival di Sanremo. Il nostro obiettivo è quello di andare a intercettare la generazione Z e i millennials per il pubblico di RaiPlay, quindi produciamo prodotti che vanno in prima visione su RaiPlay e solo successivamente in televisione. Se pensiamo che appunto Un Posto al Sole, un daily che si occupa del contemporaneo, quindi vive praticamente di realtà ogni giorno, continui a fare questi risultati ma soprattutto li supera ogni giorno, noi evidentemente abbiamo, come dire, negli anni non solo scoperto una narrazione ma l'abbiamo consolidata fino a portarla a questi livelli e fino a portarla all'attenzione internazionale, quindi grande vanto. E naturalmente Napoli, poi come sapete la Campania non è solo Posto al Sole ma è Mina Settembre, Ricciardi, Napoli è tante cose, Napoli è Mare Fuori.